Suor Natalino Mele, figura storica insomma di Camaldoli, ma soprattutto di Marano, certo. È insegnato alla Darmon, certo. Vive in un territorio insomma a nord della collina, un territorio abbandonato totalmente dalle istituzioni. Certo. Completamente abbandonata dalle istituzioni, perché ci sono problemi oggettivi di una gravità tale, per esempio i ragazzi per andare a scuola rischiano, perdonami la napoletanità, si rompono i cosci per mezza via, perché è una strada pessima, abbandonatissima, sia dal comune di Marano sia dal comune di Napoli. Si accusano vicendevolmente di inadempienza, ma di fatto la nostra scuola, che è un gioiello ritenuto tale anche da un pool di magistrati che frequenta per l'educazione alla legalità, è una scuola gioiello, però in mezzo a una pozzanghera politica, a una pozzanghera istituzionale. Per carità di Dio, è una scuola viva, ma la scuola viva dovrebbe essere anche corredata da un minimo di supporto stradale, di supporto istituzionale, di presenza attiva, riparatrice dei mali ormai. Il solito conflitto praticamente che porta a non risolvere mai i problemi. Ma perché... sopra la collina, caro amico mio, ci sono due comuni, Marano e Napoli. Ci sono del comune di Napoli, il quartiere Arenella, il quartiere Iaiano, il quartiere Pianura, il quartiere Soccavo. Ognuno ovviamente pensa di non dover nulla. E noi siamo nella nullità più totale con le istituzioni, pur avendo tesori immensi, sia artistici sia archeologici, ma soprattutto abbiamo una scuola splendida per i bambini, e quella è la nostra ricchezza, sono i ragazzi che noi vorremmo portare avanti con maggiore dignità, con maggiore diciamo assistenza, con maggiore anche gioia, perché se tu mi conosci, caro amico mio, con i ragazzi sì, ci gioco dalla mattina certo. Alla sera. Sempre stato molto, molto operativo e attento ai problemi della scuola, ma soprattutto ai giovani. Soprattutto.